Un libro d'artista impossibile da aprire diviene un ebook ugualmente impossibile da sfogliare. L'operazione è quasi dadaista, riesce infatti a negare la peculiarità del libro ed al contempo della sua versione virtuale. Le graffette non tengono ancorato alcun appunto e il post-it inamovibile nega anch'esso la propria natura di ipertesto cartaceo. Siamo esortati ad utilizzare un device digitale, ma quale contenuto aggiuntivo ci possiamo trovare? L'azione da dadaista si fa concettuale, un nessun luogo che apre la nostra mente a spazi infiniti e non solo. Se apro il libro, distruggo l'opera e Fontana diviene Manzoni.